So, what do you think of this place? Wow, this place is amazing! Well, they say this is the best Italian restaurant in town. Oh, I didn't know you were so into Italian gastronomy! Well, now you know it. Plus, my Italian is good because I've been learning it for 6 months with this new software. So, ordering for the both of us shouldn't be a problem for me. Well, that sounds reassuring! I have my complete faith in you! Buongiorno, signore, signora. Welcome to our restaurant, Pizza Senza Ananas. My name is Giovanni Mangiatore, but you can call me Gio for short. I will be your waiter for tonight. Buongiorno, Gio. Well, would you look at that? If you have any questions about the menu, please don't hesitate to ask. Gio, parla, parli, pure in italiano. Ooh, very good. I'm impressed. Impressionante, signore. Ci penso io. Ooh. Va bene, se lei lo insiste. Sì, perché conosco italiano, eh? Allora, come aperitivo abbiamo l'Aperol Spritz per stimolare il vostro appetito. Spritz. Poi, come antipasto abbiamo bruschetta, pomodoro, dell'acrosanese, nocerino. Con basilico genovese, croccantezza garantita. Bruschetta. Yum. Passiamo al primo, la famosa pizza della cucina italiana, la diavola. Il nome deriva dall'abbinamento cromatico del colore del diavolo, del fuoco, del piccante e del peperoncino. Cioè è una pizza con il sugo di pomodoro. Mozzarella intera, insieme a pezzi di salami piccanti e un pizzico di oregano. Pizza. Per secondo abbiamo la cotoletta di vitello alla milanese, che è un piatto della tradizione culinaria lombarda. Prima di tutto prendiamo la cotoletta di vitello con l'ossa, poi la passiamo nelle uova sbattute. E poi nel pane grattugiato e infine le friggiamo come da tradizione nel burro chiarificato. Se ami lo schnitzel tedesco, di sicurissimo ami questo piatto. Per contorno abbiamo l'insalata di fagiolini, che è un contorno estivo, gustoso e facilissimo da preparare. Per renderlo più saporito, aggiungiamo anche un po' di cipolla e rosmarino. Va molto bene con i piatti che vi ho appena elencato. E alla fine abbiamo un dessert di origine piemontese, dolce al cucchiaio, tipicamente aromatizzato alla vaniglia, che rappresenta un grande classico della tradizione culinaria Italia, la panna cotta. In questo piatto, in questo dolce, la cremosa golosità della panna e la dolcezza esotica della vaniglia si mescolano per darvi un gusto indimenticabile. Wow, I'm so overwhelmed. Ah, thank God you said it. Too many good dishes to choose from. I was also overwhelmed by the sheer amount of food. Quindi ci consigliano spritz per l'aperitivo, la bruschetta pomodoro, per l'antipasto, per primo la pizza diavola, per secondo la cotoletta di vitello alla milanese. Ma mi scusi un attimo, che cosa ci ha detto? Per contorno è dolce? Forse l'ho sentita, ma non mi sono ricordata. Mi ripeti, per favore? Sì, signora, esattamente. Per contorno vi consiglio l'insalata di fagiolini con cipolla e rosmarino e per dolce la panna cotta, un piatto di origine piemontese. Sì, certo. So, what do you have in mind? I'm so overwhelmed by the many choices I have. So I'm gonna leave this to you because you seem more knowledgeable in this field than I do. Va molto bene. Allora, signore, cosa le piacerebbe ordinare? Ordino pizza, pasta. It was a pleasure having you here. I wish you a pleasant evening. I'm leaving.